Facciamo quello che va fatto. Con una mano. Cinghia. Cinghia lavatrice. Mentre qua dentro. Qua dentro. Con una mano non ci riesco. Ed ecco qua. Puleggia. Cinghia e puleggia. Cosa si può desiderare di più dalla vita? Una cinghia e una puleggia, ovviamente. Guardate che bella puleggia. Un attimo di meditazione. Vediamo se tenendo il telefono tra le gambe, ecco. Ok. Nuova tecnica di ripresa. Telefono tra le gambe. Storto. Interessante. Sarà dritta questa puleggia? C'è qualcosa che non va. Mi sa che è storto il cestello. Già. Quindi abbiamo fatto questa cosa inutilmente, secondo me. C'è un grosso problema qui. Interessante questo movimento dell'asse o del cuscinetto. Chissà a cosa è dovuto. La faccenda si fa seria. Proveremo adesso ad aprire questo lato del cestello, ma io credo che sarà assolutamente incollato in modo inaudito. Quindi dovrò rimuovere tutte queste maledette torx di merda. Ho poche speranze per questa lavatrice. Mi sa che è arrivato il suo momento, altrimenti proverò brutalmente a raddrizzare l'asse, che non è un asse ma sono due supporti laterali, e vediamo cosa succede. Ho provato a raddrizzare l'asse e come vedete ci sono riuscito. Ora è dritto. Bene. Evidentemente questa lavatrice godeva di ottima salute. Forse posso incollarlo col Bostik. Va bene. Adesso l'unica cosa da fare è smontarla a pezzi e andarla a buttare. E recuperare magari qualche cosa, perché qualche pezzo può essere sempre utile. Questi tubicini di gomma sono molto interessanti. Poi sicuramente abbiamo forse la pompa dell'acqua. Che non è qua, questo è... Boh, non lo so, sì, uno scarico. E poi qua abbiamo il motore. Un po' rumoroso, ma sembra essere funzionante. A questo punto ho comprato i ricambi inutilmente, sia la cinghia
che la puleggia. Perché? Perché sono... Vediamo se riusciamo a raddrizzare anche questo nello stesso modo. Dai, proviamoci. Allora, vediamo. Se io faccio così... Ecco, vedete che si raddrizza. È facile raddrizzarlo in questo modo. Vediamo. Mi pare che già sia più dritto. Come raddrizzare? Ecco! Ora è dritto anche lui, vedete? Ta-da! La matrice è riparata perfettamente. Guarda, ho riparato la lavatrice. Vedi? Ora sì che funziona.